naturalmente vai dietro ai rattoppi, tu continuerai per secoli a andare dietro ai rattoppi. Perché non reggono, perché appena arriva una piccola pioggia si distaccano, perché dopo un po' di mezzi pesanti che gli passa sopra si riapre la buca e quando si riapre diventa sempre più profonda e sempre più larga. Adesso è tutto difficile, per carità, però la chiave di volta è la manutenzione programmata. Di sapere che quella grande viabilità, la Colombo, adesso siamo sulla Colombo, quella grande viabilità è una delle strade più intense sotto l'aspetto di traffico e proprio per questo ha una resistenza specifica molto, molto più, diciamo, bassa in termini di tempo, rispetto, a un'altra strada. E quindi mi devi programmare ogni tanto di andare sulla Colombo. Ad esempio, se dovessi riferirmi alla città di Roma, è assolutamente necessario. Perché c'è uno stato di usura, c'è uno stato di abbandono che si è accumulato nel tempo, che purtroppo la strada comincia a diventare veramente pericolosa. È molto pericoloso, ci sono incidenti mortali, ci sono persone che cascano dentro una buca e sbattono magari da qualche parte, vanno sotto la macchina, eccetera, eccetera. Quindi è diventata un'emergenza. Qui si è un po' presa sotto gamba la questione a Roma, però in generale nei comuni, siccome non navigano nell'oro, non hanno grande disponibilità di soldi. A questo punto hanno anche difficoltà nel fare le opere. Mentre il rifacimento straordinario di una strada è possibile farla con i mutui, con un prestito che ti dà la banca, un fondo che ti dà la banca, e tu puoi restituire in 30 anni, la manutenzione ordinaria la devi fare con la spesa corrente. L'amministrazione, diciamo, ha avuto due lunghe fasi. La prima lunga fase, di 4 anni circa, è stata quella proprio di non toccare palla, ecco, di non toccare buca. Ecco, ma le strade erano assolutamente in dissesto. Nell'ultimo anno si è cominciato ad asfaltare, però ripeto, l'asfalto messo in questo stato veramente superficiale. L'attenzione delle strade non la devi mai abbandonare. Penso che questo problema della manutenzione della viabilità sia una delle priorità. Poi che i cittadini ne siano solo il 10%, ma perché magari hanno sotto casa un problema più grave, per esempio il comune di Immondizia, ha vista tre grandi problemi di emergenza, sto parlando, che sono sicuramente il sistema viario, le buche così come abbiamo detto, la questione dell'immondizia, la sporcizia della città e il decoro. Ma intanto sorge perché naturalmente viene segnalato, si passa male, magari arriva la pattuglia dei vigili urbani e chiude un pezzo di strada, segnala con dei cartelli o con delle strisce quel determinato luogo e così via. Diciamo viene segnalato anche perché alcune di queste sono veramente pericolose. Sono pericolose perché ci sono incidenti, ma incidenti anche gravi. Attenzione, qui non parliamo di soldi, qui parliamo veramente di un grave. Ecco perché ha una sua dirompenza, ha una, diciamo, una sua specificità e una forte attenzione da parte dei romani. E da parte, non è un fatto secondario, ecco, quando ce ne sono tante e quando ci sono dissesti in più punti, crei uno stato di allarme, uno stato di difficoltà che devi assolutamente mettere sotto controllo. Quindi ci vuole un po' di tecnica, ci vuole anche un po' di conoscenza, ci vuole anche,
devo dire proprio il gusto e la passione, diciamo, anche un po' della ricerca per l'innovazione, come tutte le cose.